Commentiamo subito questa partita perché il risultato massimo in studio ha detto va stretto, io aggiungerei anche va molto stretto. Sì, la penso come te, va molto stretta. Abbiamo fatto un'ottima partita, non hanno mai dato l'impressione di essere pericolosi loro. Noi invece abbiamo creato, ha fatto una bellissima parata il loro portiere, siamo stati veramente benissimo in campo. Ma è mancato solamente il gol. Dispiace perché ci tenevamo a ottenere 3 punti, però questa prestazione fa ben sperare. Posso fare una battuta cattiva? Matteassi, Sono qua. dopo la partita di Reggio Emilia, ha detto siamo andati in inferiorità numerica a centrocampo, abbiamo sofferto l'inferiorità, mancava equilibrio. Il presidente Sebastiani sul giornale ha detto ci vuole equilibrio, ci vogliono delle soluzioni alternative. Sono arrivate dopo 48 ore e il Pescara è cambiato. No, è cambiato. Il mister è stato molto bravo a cambiare qualcosina, mettendo gli ambo a fare un po' la mezzala, un po' quando avevano palla loro, nel loro possesso palla andava sul loro play. Finalmente dopo quasi un anno. Ma questo insomma c'entra poco e conta poco. È stato molto bravo il mister a trovare questa soluzione. Ripeto, abbiamo fatto un'ottima partita. Come lo definirebbe Matteassi? 4-3-3 in fase di non possesso o 3-4-2-1 con tentativo di lanciare rauti tutta fascia? Ma no, sì, sicuramente Veroli era un po' più fermo dietro, Zappella spingeva di più, quindi è normale che Rauti doveva sacrificarsi un po' di più su quella fascia. Diambò è stato molto bravo a fare tutte e due le fasi, un po' mezzala, un po' andare sempre a prendere il loro play. Hanno fatto veramente tutti un'ottima partita. È un tentativo di provare Rauti tutta fascia, anche perché Nzita credo che difficilmente presto lo rivedremo in campo. No, è un tentativo. Oggi doveva fare così, doveva sacrificarsi perché Veroli aveva il compito di stare un po' più Ha fatto una bloccato. grande partita Rauti. Sì, ma tutti hanno fatto una bellissima partita oggi. Prima di dare la linea a Massimo Studio per le domande, volevo chiedere a Matteassi se questa potrebbe essere l'ennesimo tentativo di una base di partenza nuova per un playoff competitivo. Questo non lo so, però sicuramente così abbiamo un po' più di equilibrio, stiamo meglio in campo anche con quelle squadre importanti che abbiamo sempre sofferto. Massimo Profeta, studio. Sì, io ribadisco, il pari va sicuramente molto stretto alla Pescara che oggi ha reagito intanto Luca, no? Perché la prova di lunedì è stata molto deludente, al di là della forza dell'avversario. Effettivamente, come poi dicevate in sala interviste, era in realtà la difesa a tre è rimasta tale con Zappella che si alzava, no? Andava a sostenere sempre la manovra offensiva, Rauti tutta fascia, Giambo che è andato a schermare il regista avversario. La domanda te l'ha fatta giustamente Enrico, magari la gireremo anche all'allenatore, però abbiamo visto pochissime volte quest'anno, no? Una situazione del genere dal punto di vista tattico. Sì, l'abbiamo vista poche volte. Il mister è stato bravo, ripeto, a mettere in campo questa formazione, questo schieramento. Ripeto, era la linea difensiva era 4, però Zappella spingeva di più, Veroli era un po' più bloccato, quindi impostavi lo stesso a 3. Sì, ecco, sì, volevo chiedere, però insomma, alla fine sì, resta questa buona prova, abbiamo detto, il pari sta stretto, però restano indigesti gli scontri diretti, che alla fine poi è questo quello che viene fuori. Sì, è vero, restano indigesti, però anche oggi abbiamo affrontato secondo me, una grande squadra, perché l'Entella è una grande squadra che è partita tardi, ma è una squadra forte, l'abbiamo dominata, e quindi sono molto felice perché poi ci saranno i playoff, se troviamo delle soluzioni come abbiamo fatto oggi, siamo una squadra difficile da incontrare per tutti poi. Chiedo una cosa, chiedo a Matteassi. Matteassi sorridente questa sera, Matteassi arrabbiatissimo, sguardo cupo dopo Reggio Emilia. Ma non è che Era arrabbiatissimo. arrabbiatissimo, dispiace perché ci aspettavamo un'altra prestazione che non è venuta. Invece oggi è normale. Mi dispiace perché sicuramente volevamo vincere e meritavamo di vincere, però sono molto felice per la prestazione. Mi fa guardare avanti con molta positività. Un'ultima da studio, Massimo.
Sì, allora si sta microfonando Ivan Tisci, che saluto e ringrazio, è appena arrivato, è stato allo stadio. Vuoi rivolgere una domanda al DS Matteassi, Ivan? Ciao Ivan. Ciao, buonasera, ciao direttore, buonasera. No, devo dire che ciao, Ivan. Sono, per quello che ho visto stasera, sono fiducioso, nel senso che stasera ho visto una squadra comunque che ha provato fin dal primo minuto a fare la partita contro un Entella comunque ben organizzato, non ha fatto grandi cose oggi, ma credo che ci sia anche il merito del Pescara, perché comunque l'ha interpretata bene e quei piccoli accorgimenti che il mister Roteri oggi ha utilizzato credo che abbiano dato di buoni risultati. Quindi c'è il rammarico per non aver fatto gol, perché sono le classiche partite che nel momento in cui magari le sblocchi puoi portare a casa l'intera posta, ma magari anche in maniera diversa, però purtroppo non è stato così. Credo che il Pescara possa sicuramente giocarsi a tutte le carte per giocarsi la terza posizione con le due squadre che sono davanti, perché non credo che sia inferiore, a parte le prime due credo che questo Pescara può dire la sua. Luca? Ivan, ho detto tutto quello che hai detto te, quindi... Ah, sono appena arrivato, non lo sapevo. Ho detto tutto quello che hai detto. Vi eravate messi d'accordo prima, no. Tisci e Matteassi si erano messi d'accordo, no, prima. Prima di salutare Matteassi chiudo con due battute flash. C'è la partita con la Fermana, ma poi subito, tra 10 giorni, il posticipo di Modena. Magari con il nuovo assetto si può fare un nuovo test ad alto livello. Adesso pensiamo alla Fermana. Questo assetto? Questo non lo so, questo valuterà il mister, vedrà chi avrà a disposizione, vedrà chi starà meglio e poi deciderà lui, sia l'assetto che gli interpreti in campo. Però pensiamo alla Fermana, perché andremo in un campo difficile, piccolo, quindi sarà una partita complicata, ma noi vogliamo andare là per vincere. Chiedo l'ultima cosa e salutiamo e ringraziamo per la disponibilità Luca Matteassi. Questo l'assetto di questa sera potrebbe tra qualche settimana restituire un acquisto sul mercato? Mi spiego, Memushai nel ruolo interpretato da Diambo è un vero valore aggiunto, cosa che prima probabilmente con gli altri sistemi di gioco faceva difficoltà. Certo, ma giocando così sicuramente diventerebbe ancora più importante per noi, già lo è. Lo diventerebbe di più, però in questo momento non ce l'abbiamo, ha giocato Diambo, ha fatto un'ottima partita, quanto si è sacrificato, per è ancora un po', ancora fastidio. Ha giocato Diambo, ha fatto un'ottima partita anche lui, si è sacrificato tanto, è migliorato molto, quindi andiamo avanti così, poi quando ritornerà Memu vedremo insomma.